Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo insieme come trasformare un documento, principalmente un PDF, in un podcast. Purtroppo vi anticipo che per ora la funzionalità è disponibile soltanto in inglese, immaginando un podcast soltanto con due voci, con due persone, ma nulla vieta che chiaramente tutto questo possa espandersi anche a breve, anche perché il protagonista di questo video è Notebook LM, quindi un prodotto di casa Google che arriva direttamente in Europa dagli Stati Uniti e che oltre a una serie di funzionalità che aveva già implementato e che ci aveva, tra virgolette, regalato, adesso ci offre anche questa meravigliosa possibilità di generare un podcast, quindi un file audio, tra l'altro scaricabile e utilizzabile in altro modo, che renderà le nostre lezioni ancora più interessanti, coinvolgenti, ancora più inclusive, grazie appunto alla trasformazione di un documento in un podcast. Ok, però bando alle ciance, come sempre dico, non perdiamo troppo tempo e andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Quindi il motivo per il quale sostanzialmente utilizziamo tutto questo è proprio per creare questa sorta di dinamismo all'interno che chiaramente facilita la comprensione. Quindi stiamo parlando di uno strumento che è ancora, come vedete, un esperimento di Google, e che si presenta come il nostro assistente di ricerca personalizzato con l'intelligenza artificiale e che è basato sul modello di Google che è Gemini 1.5 Pro. Ok, quindi siamo in un ambiente, tra l'altro anche il nome è molto, come dire, ci suggerisce quello che sostanzialmente è il prodotto, e cioè un notebook, quindi fondamentalmente un blocco note. Quello che ci mette a disposizione è la possibilità di creare dei notebook, appunto dei blocchi di appunti, all'interno del quale, interrogando quelli che sono dei documenti che noi andremo a fornire alla piattaforma, noi avremo la possibilità di costruire, questo, ripeto, questo blocco di appunti. Utilizzando delle note generate attraverso le interrogazioni che facciamo a questi documenti, ma anche delle note che potremo inserire manualmente. Quindi immaginate la possibilità di creare una lezione anche completa a partire da un documento, quindi uno o più documenti, quindi una serie di fonti che noi diamo in pasto a questa piattaforma di intelligenza artificiale generativa, grazie alla quale noi possiamo ottenere, ripeto, una serie di note, tra virgolette, di appunti sulle quali poi chiaramente dare vita alle nostre lezioni. E oltre a questo, la possibilità anche a partire sempre da queste fonti di creare un podcast incentrato proprio su quella tematica, un podcast che però praticamente scaturisce da questo documento, questi documenti che noi andiamo a fornire alla piattaforma. Quindi andiamo a vedere come funziona l'applicativo. Try Notebook LM. Entriamo sulla nostra scrivania. Come vedete, io ho già una serie di notebook, quindi di blocchi di appunti, di blocchi note che io ho creato relativamente a una serie di tematiche. All'interno delle quali, ad esempio, faccio vedere quello sul cyberbullismo. Dopo aver caricato una serie di fonti, di documenti all'interno di questo pannello, io ho avuto la possibilità di collezionare queste note, che altro non sono che i risultati delle interrogazioni che io ho fatto a Notebook LM. Per esempio, gli ho chiesto di interrogare i documenti e dirmi come prevenire il cyberbullismo, come documentare il cyberbullismo. Vedete, funziona molto bene anche in italiano, che cos'è il cyberbullismo. Dopodiché, queste note, che sono il risultato dell'interrogazione, a queste note io ho aggiunto anche delle note scritte, eccole qui, in cui, per esempio, ho collezionato canzoni contro il bullismo, slogan contro il cyberbullismo e ancora poi, insomma, delle note iniziali, per esempio, delle idee che mi venivano in mente. Quindi questo è il blocco note sul cyberbullismo. Bene, ma andiamo a vedere come funziona concretamente. Quindi l'idea è quella di caricare una o più fonti e da queste generare però il nostro podcast. Quindi vediamo insieme la nuova funzionalità di Notebook LM.
Bene, quindi io clicco su nuovo blocco note e lui mi dà la possibilità di aggiungere le mie fonti. Vedete, le fonti consentono a Notebook LM di basare le risposte sulle informazioni che ritieni più importanti, quindi evitiamo così il pericolo delle allucinazioni, cioè di quegli errori che vengono fuori quando utilizziamo alcune piattaforme di intelligenza artificiale generativa che non riescono a rispondere e che quindi insomma commettono questi errori. Da dove possiamo prendere le nostre fonti? Possiamo caricarle dal nostro computer, quindi o cliccando sul carica oppure trascinando direttamente i file qui. Vedete, abbiamo anche delle indicazioni su quelli che sono i file supportati, cioè PDF, TXT e Markdown. Poi abbiamo la possibilità di prelevarli un file di documenti direttamente dal nostro Google Drive oppure un file di presentazioni dal Drive, oppure caricare il link di un sito web, addirittura incollare del testo. Quindi immaginiamo che potremmo anche, per esempio, incollare il transcript di un video di YouTube e interrogare quello per ottenere le nostre informazioni, le nostre note. Abbiamo un limite nelle fonti, vedete, 50 fonti che possiamo caricare. E io vado subito a caricare, eccolo qui, un file che ho preparato per Gandhi. Ok? Che cosa succede? Lui inizia a caricare ed ecco qui, ce lo ritroviamo su questo pannello sinistro. Ok? A quel punto io potrei nuovamente caricare su più, aggiungere una nuova fonte. Ma vediamo, analizziamo insieme quel pannello che si è aperto. Intanto qui vado a dire che il mio notebook avrà un titolo ben preciso e sarà Gandhi for Peace. Ok? Anche perché il 21 settembre, come sappiamo, c'è la giornata internazionale della pace. Dopodiché, ecco, ripeto, vado a guardare insieme a voi questo pannello che si è aperto. Quindi, lui intanto mi dà un riepilogo del contenuto del mio file. Mi invita a creare, ad esempio, partendo da questi contenuti, delle domande frequenti, una guida allo studio, un sommario. Insomma, queste sono cose molto interessanti da provare. E addirittura, mi dice: guarda, tu potresti anche richiedere a questo documento quali erano le sfide che Gandhi affrontò nella sua lotta per l'indipendenza dell'India e così via. Ok? Questo, ripeto, è la guida al blocco note e questo è lo spazio nel quale noi possiamo interrogare il documento stesso. La grande novità, però, che ci permette di trasformare questo PDF appena caricato in un podcast è questo: conversazione di approfondimento. Vediamo la specifica che è attivo soltanto tra due partecipanti ed è per ora soltanto in inglese. Molto interessante leggere anche quello che si nasconde dietro questa I delle informazioni, perché ci avvisa che le panoramiche audio sono discussioni esuberanti, approfondite, che riassumono di argomenti chiavi delle tue fonti. Ecco perché sono interessanti nella nostra didattica. E questa funzionalità, però, attenzione, è un esperimento. Alcune note che ci aiutano proprio a capire come utilizzarlo, sono create con l'intelligenza artificiale. Potrebbero esserci imprecisioni, ma anche dei disturbi audio. Non siamo, insomma, nella massima qualità. Ma nella didattica a noi non interessa la massima qualità. Le panoramiche audio non sono una visualizzazione completa o oggettiva di un argomento, semplicemente un riflesso delle nostre fonti. Al momento le panoramiche audio sono disponibili solo in inglese, questo l'avevamo già letto. Le generazioni di una panoramica audio può richiedere diversi minuti, quindi bisogna avere la pazienza di attendere e quindi possiamo fare però altro mentre attendiamo. Devi disporre dell'accesso in modifica a un blocco note per generare o eliminare una panoramica audio e poi puoi condividere questo feedback su una panoramica audio utilizzando i pulsanti mi piace e non mi piace, ok? Che come sappiamo aiuta questi strumenti a migliorare. Bene, quindi io ho caricato il mio PDF, non mi resta che cliccare sul pulsante genera e come vedete attendere. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, ma non è necessario rimanere. Ed ecco qui, pronto il nostro podcast. Come vedete abbiamo la possibilità di dire ci piace e non ci piace, modifica la velocità di riproduzione, abbiamo la possibilità di eliminare o di scaricare. Vado ad ascoltare Welcome quello che ha everybody to a deep dive generato. on, well, I'd say a figure most of us have heard of, but maybe haven't had a chance to really get to know. I think that's right, yeah. Mahatma Gandhi, definitely a name everyone knows, but what do we really know? And that's what we're here to uncover, right? That's the plan. And the material we're working with today is really something.
Ok, perfetto. Quindi vedete un podcast di 7 minuti e 29 che abbiamo la possibilità, ripeto, di scaricare. Io adesso lo farò per poi caricarlo all'interno di Canva, nel quale poter creare anche magari un video. E andiamo a vedere come fare. Quindi sono all'interno di Canva, vado a crearmi un video, eccolo qui. Dunque, prendiamo questo, eccolo. Gli do un nome, quindi abbiamo Gandhi Podcast. Ok, dunque, come sappiamo, sulla sinistra possiamo inserire tutta una serie di elementi, tra cui nei caricamenti andiamo a caricare l'audio che abbiamo appena generato. Ok, Gandhi for Peace, il nostro podcast. Eccolo qui. Dopodiché iniziamo a scegliere un'immagine, quella che è un'immagine di podcast, una bella foto. Ok, quindi andiamo nelle foto e vediamo che ritroviamo, per esempio, sarebbe carino trovare l'immagine di due persone. Vediamo un po' scrollando in basso, eccola qui, la metto come sfondo del mio video. A quel punto vediamo se abbiamo completato il caricamento. Eccolo, lo trasciniamo qui. Sappiamo che la traccia audio è di una certa lunghezza. Andiamo ad agire anche sulla lunghezza, sulla durata di questo frame. Non è 5, ma è 7 e 17. Ok, quindi la stessa lunghezza ovviamente del file audio del nostro podcast. Vediamo un po' come funziona. Welcome everybody to a deep dive on, well, I'd say a figure most of us have heard of. Ok, a quel punto non ci resta che andare su Condividi, prendere il link pubblico di visualizzazione, crearlo, copiarlo e vediamo in un'altra finestra quale sarà il risultato finale. Eccolo qui, il nostro podcast. Welcome everybody to a deep dive on, well, I'd say a figure most of us have heard. Ok, benissimo, quindi questo è il nostro lavoro finale, il nostro podcast su Gandhi. Bene, qualche idea per la nostra didattica delle lingue straniere, la didattica per ora soltanto dell'inglese come abbiamo visto, ma insomma io sono fiduciosa, sicuramente verranno implementate tutte le altre lingue. Sono ben lieta di ringraziare Hili Zavaro per queste idee che ha collezionato in questo spazio, quindi che cosa possiamo realizzare con questa tipologia di attività? Noi potremmo caricare per esempio dei racconti, dei romanzi e fare in modo che diventino dei podcast, ok? Quindi fare in modo che queste voci create con l'intelligenza artificiale possano discutere i temi principali, i personaggi, insomma i plot, oppure per esempio utilissimo per insomma, per un ripasso grammaticale, quindi possiamo caricare queste schede grammaticali e poi l'intelligenza artificiale praticamente rivedrà, insomma ci presenterà in forma di podcast, quelli che sono i punti più importanti, insomma, in una conversazione. Ok? Quindi per rinforzare proprio la grammatica. Ancora la costruzione del lessico. Quindi noi potremmo inserire tutta una serie di vocaboli o di letture anche, insomma, che contengano questi vocaboli e vedere come queste parole vengono lette in un dialogo che però, insomma, sia un dialogo naturale, ok? Quindi loro impareranno le parole in un contesto con esempi pratici. Ancora, questo ci permette di fare pratica con la pronuncia, perché se noi carichiamo una serie di parole che a volte sono anche complicate da leggere e facciamo in modo che l'intelligenza artificiale le legga all'interno di delle conversazioni autentiche, noi abbiamo la possibilità di migliorare la pronuncia dei nostri studenti. Naturalmente, tutto questo significa anche creare, per esempio, delle attività di listening comprehension. Quindi loro caricano anche i loro lavori e possono vedere anche come viene discusso il loro scritto dall'intelligenza artificiale. Infine, altri tre consigli, no, altri, insomma, un bel po' di altri consigli, role playing per mettere in pratica le capacità di conversazione dei nostri studenti, quindi noi possiamo creare questi scenari reali al ristorante, al negozio, per strada, al parco.
e fare in modo che vengano trasformati in un podcast dall'intelligenza artificiale. Capacità di riassunto, ancora per esempio caricare un articolo di notizia, una notizia, e fare in modo che diventi un podcast. E quindi per esempio gli studenti potrebbero anche fare un debate in classe, su questo argomento. Ispirazione per la lettura, per cui per esempio potremmo caricare dei prompt di scrittura creativa e fare in modo che questa piattaforma, il nostro notebook LM nella sua funzionalità di podcast, possa ispirare gli studenti a creare le proprie storie. E poi chiaramente tutto questo significa anche insomma spingerli ad un'esplorazione culturale, quindi per esempio caricare dei testi di diverse culture e vedere come, ascoltare come l'intelligenza artificiale discute queste tradizioni culturali. Ripeto ancora una volta, io ringrazio Hili Zavaro, perché come sempre credo che nella didattica quello che conta è lo strumento, sicuramente, perché ci permette di fare delle cose, ma anche e soprattutto l'idea didattica. E in questo meraviglioso artefatto creato con Claude, che io ho remixato, citando però ovviamente Hili, insomma, lei ha elencato tutta una serie di idee veramente straordinarie. Bene, spero che questo strumento Notebook LM nella sua nuova funzionalità possa essere interessante. Seguiamone l'evoluzione, perché naturalmente tutto questo ci porterà alla possibilità di creare lezioni soprattutto più autentiche per i nostri studenti. Sappiamo bene come il podcast, quindi le due voci che si alternano, danno dinamismo e soprattutto aiutano anche i nostri studenti a comprendere meglio. Bene, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!